utilizzate subito le risorse che sono rese disponibili da una gestione oculata di un'amministrazione uscente, e poi in parte già detto anche prima, insomma, come le nuove risorse. Sì, non do delle risposte specifiche, solo un paio di indicazioni. In questo momento, per esempio, da alcuni mesi è attivo un progetto che dà dei finanziamenti agevolati, si chiama Progetto Chioto, per la messa a dimora di alberi. Vengono finanziati. Lodo l'amministrazione uscente, che ha fatto virtuosamente un ottimo lavoro e ci consente di avere dei soldi in più, quindi ben fatto, sono molto contento di questo e sono ancora più contento che qui queste tre liste qui sono molto molto simili come idee, come filosofia, per cui se sarò all'opposizione farò un'opposizione più possibile costruttiva, visto che ho molte idee in comune, sono molto contento. Reperimento risorse, io dico una cosa molto semplice che il Movimento 5 Stelle dice da diversi anni: se vogliamo abolire le dipendenti province, che sono un fracasso di soldi, e parlo contro il mio stesso interesse perché mio fratello lavora in provincia, per cui è l'unico che ha un lavoro sicuro, parlo anche contro di lui, insomma. Il Movimento 5 Stelle da anni aboliamo le province, anche gli altri partiti dicono sì sì aboliamo le province perché sono una nostra specie. Però noi siamo degli unici che non abbiamo presentato candidature alle provinciali, noi non abbiamo presentato neanche un candidato, neanche uno, perché se diciamo non vogliamo le province, che senso ha candidarsi? Gli altri politici dicono sì sì, rimuniamole perché sono una grossa spesa, però poi si candidano tutti e con il coltello sui denti, fra i denti, come si dice. Per quanto riguarda la determinazione delle spese, delle priorità, io dico questo. 3-4 anni fa c'è stato il primo comune in Italia che ha deciso stop alla cementificazione, e non è stato un comune di una provincia meridionale persa in mezzo ai monti o sulle lande, sulle brughiere, è stato un comune in provincia di Milano, comune di Cassinetta di Lugnano, il sindaco Domenico Filiguerra ha svolto decine di incontri con la popolazione spiegando un po' quello che diceva prima Alfonso: dobbiamo smetterla di guardare a 10 cm dal nostro naso e prendersi gli oneri di urbanizzazione, perché gli oneri di urbanizzazione fai cassa subito, però rovini il territorio. È una cosa molto difficile da far passare, però lui ha voluto confrontarsi, chiedere l'opinione di tutta la cittadinanza e formarla, e ha preso decisioni dopo decine di incontri con la cittadinanza. Quindi quello che vogliamo fare noi è, su qualsiasi argomento, fare riunioni con la cittadinanza e decidere se la cosa è effettivamente prioritaria o meno. Perché noi non abbiamo la bacchetta magica, la presunzione di dire il programma che abbiamo stilato noi per forza è la Bibbia e per forza di cose è il migliore in assoluto. Su un altro sito internet, se andate a guardare sul programma, c'è scritto chiaro e tondo, questo programma va a intendersi come permanentemente modificabile, e invitiamo qualsiasi cittadino a darci i suoi consigli, le sue critiche, le sue dimostranze. Noi vogliamo fare i conti con la cittadinanza e decidere con la cittadinanza qual è la vera priorità. Basta. Lo stimolo che arrivava dall'amico dell'ultima sera, sì, dimenticato qualcuno. Penso che, insomma, almeno sulle cose che siete d'accordo, chi sarà all'opposizione, chi sarà invece in maggioranza, dia il suo lavoro costruttivo agli altri. Con questo mi impegno, insomma, che potete magari prendere qua, almeno voi tre che siete presenti. Prima ci fermiamo, io vi ringrazio anche per la pazienza, ringrazio Luciano Buso, ringrazio Corso Vegnato e Gianni Girotto che sono stati più presenti, e in particolare il movimento che ha avuto anche questo confronto, insomma, tra candidati. Un'ultima nota, so che le amiche di Se non ora quando hanno organizzato un incontro per le donne candidate, se non sbaglio mercoledì prossimo, ecco, vi invito a partecipare. Anche gli uomini, anche se in realtà le liste sono un po' deficitate.